Salve care amiche e cari amici, oggi il vostro Santen Chan vi parlerà della meditazione. Quindi mi metto comodo perché occorre stare comodi per meditare. Prima di iniziare l'argomento, come ogni youtuber che si rispetti, vi chiedo di commentare questo video, di magari chattare nella chat, perché lo manderò Premiere, visto che questa mattina non ho possibilità di fare in un altro modo e poi non parteciperebbe nessuno nel live e viene di migliore soluzione. E poi mi raccomando, commentate il video, dite cosa ne pensate, dategli like o dislike se non vi piace, e condividetelo affinché altri possano esprimere ciò che pensano. E un saluto a tutti quelli che ultimamente hanno commentato i miei video che non me li ricordo, e grazie di cuore. Allora passiamo con l'argomento del giorno, che sarà la meditazione. L'importanza della meditazione. Io sto facendo delle acrobazie perché mi sto filmando con un vecchio Nokia Asha 302 per non fare dei video troppo pesanti, la filmatrice mi si è rotta, e sto guardando il monitor del cellulare in uno specchio che ho di fronte a me per stare bene zoomato, bene infuocato. Allora, l'importanza della meditazione, titolo, sottotitolo, ovvero come stare sempre svegli. Ci sono molti video di persone in YouTube, di cui non faccio nome, che insegnano tante cose e magari anche con molta abilità, per esempio come sedurre gli altri, come attirare l'attenzione degli altri, non stare assieme ai narcisisti. Sono tutte cose molto interessanti e che magari avrà sperimentato nella pratica, ma nella teoria funzionano bene e nella pratica non aiutano nessuno a relazionarsi meglio. Mi spiego. La seduzione significa attrarre a sé, condurre a sé un'altra persona, non solo sessualmente, ma anche sedurre amici, sedurre parenti, familiari, per convincerli a fare i propri interessi, oppure per convincerli di quanto si sia una brava persona, si sia buoni, si sia capaci, per convincerli delle ragioni del proprio fracasso personale, lavorativo, della propria carenza di sentimenti. Quindi chi è un vero seduttore a volte vuole coprire delle mancanze. Io non ho mai voluto sedurre nessuno perché voglio che gli altri siano liberi di venire a me. Quindi non considero la seduzione un'arte, ma al contrario una forma di inretire gli altri, di costringerli, di obbligarli. Ogni tanto cambio di braccia e poi YouTube dice sempre di dare dei ritocchi, dei tagli ai video, quindi così. Quindi io non considero che la seduzione sia un'arte. Non considero che ci sia dell'arte nella seduzione, ma considero che il libero arbitrio sia veramente una cosa da rispettarsi. E come si può realmente arrivare a sedurre, a convincere, a persuadere, senza voler sedurre, convincere, persuadere? Innanzitutto si deve essere persuasi di quello che si dice, si deve essere convinti, si deve leggere, istruirsi, studiare. Non basta che uno voglia convincere gli altri di essere intelligente, ma bisogna esserlo. Allora così potrai convincere gli altri di essere intelligente. Non potrai attirare a te gli altri se non hai veramente quelle doti che gli altri cercano in te. Quindi può darsi che tu, fingendoti un altro, attiri delle persone che poi alla fine non ti piacciono e tu finirai con non piacere agli altri, perché gli altri vedranno prima o poi quello che tu realmente sei, e tu attiri delle persone fingendo di avere delle abilità
soltanto per tenerle accanto, ma sono delle persone che magari non ti compiacciono, quindi prima o poi tu ti stanchi degli altri e gli altri si stancano di te. Se ti mostri per quello che realmente sei, attirerai a te delle persone con la tua vera natura, cioè delle persone che avranno affinità di interessi con te. Oppure potrà accadere addirittura che attirerai delle persone che saranno completamente diverse da te, ma che saranno complementarie e diverse, perché è meglio stare con una persona diversa che cercare di creare delle affinità artificiali che poi si riveleranno false. Quindi non potrai condividere i tuoi interessi con gli altri, perché in realtà non sono i tuoi interessi, ma sono solo argomenti seduttivi. Invece, se ti mostri per quello che sei, magari finirei col conoscere una donna o un uomo che saranno più affini a te anche nella diversità. Non so se mi spiego. Cambio di braccio, di braccia. Allora, a questo punto voi mi direte, mi chiederete, ma che importanza ha o deve avere la meditazione? Perché il video si titolerà L'importanza della meditazione nella nostra vita, magari. Beh, l'importanza della meditazione è che ci rende più consapevoli, più coscienti. Le pratiche meditative ci rendono più responsabili e consapevoli del nostro vero pensiero. Veniamo a contatto con la nostra personalità più intima e quindi veniamo a contatto con quella che è la nostra natura interiore, ci rende introspettivi e riscopriamo quali sono le nostre aspirazioni, quali sono le nostre vocazioni, più in là della tradizione, più in là della moda, più in là di quanto ci è stato inculcato in famiglia, che può essere buono, più in là di quanto abbiamo studiato a scuola, più in là di quanto si diffonde fra le nostre conoscenze, parenti, amici, familiari. Veniamo a contatto con quanto abbiamo da esprimere agli altri. Io ogni tanto prendo contatto visuale con lo specchio che sta di fronte a me per guardare se sto infocato. E quindi la meditazione è un qualche cosa di intimo che ci permette di non dover sedurre gli altri, ma di far accadere molte cose. Io meditando coltivo me stesso. È come un metallo che si magnetizzi, e dello stesso magnetismo può attrarre metalli intorno a sé. Non attirerai mai delle persone che non hanno la stessa carica magnetica, la stessa frequenza, ma meditando tu esalti le tue qualità, puoi anche sanare i tuoi difetti, coltivare la tua persona, ed inizierai ad attirare tutte quelle persone che avranno la tua stessa frequenza e onda magnetica. Quindi devi essere te stesso. La meditazione ti insegna a essere te stesso in ogni circostanza, essere calmo, ponderato, meno istintivo, meno suscettibile ai cambiamenti esterni e soprattutto meno vittima di sensazioni, sentimenti, emozioni, impulsi, impulsi sensuali, sensori del mondo esterno, ma a elaborarli. La felicità non è un qualche cosa che si appaga soltanto perché compie una determinata cosa, ma la felicità è una conseguenza psicologica, uno stato d'animo della tua realizzazione. Se tu ti senti soddisfatto, sei felice. Se tu ti senti appagato, sei felice. Se tu hai mangiato bene, sei felice. Se tu hai dormito bene, sei felice. Se tu ricordi belle esperienze del passato, sei felice. Se tu ti chiami felice, sei felice. Ma non sei felice subito. Come disse Pirandello in un suo racconto, la felicità la si raggiunge sempre pensando al passato. Incluso le cattive esperienze a volte si trasmutano in ricordi belli, in ricordi paghi. Quindi la felicità è un costrutto mentale, una costruzione mentale.
Nessuno è felice appena si sente realizzato, appena si sente soddisfatto, appena si sente appagato. Tu hai fatto una buona merenda, un buon pranzo, delle buone vacanze, puoi sentirti felice, ma in realtà ti senti soddisfatto, appagato, pago, hai goduto di un buon pranzo, ma solo nel tempo una determinata esperienza ti dà felicità. Meditate, gente, meditate. Renzo Arbore. E poi l'importanza della meditazione nella nostra vita quotidiana è che viviamo in un mondo con sempre più stimoli. Per esempio, io da giovane, vabbè, la guardavo la tele, ma leggevo molto. Per quello c'ho tre mobili, tre biblioteche nella mia stanza, nel mio scrittorio. Tre mobili, avrò letto qualcosa, certo, non dico di aver letto molto, c'è stata gente che ha letto molto più di me, però nel promedio delle mie frequentazioni ero quello che leggeva di più. C'è gente che leggeva un libro all'anno se tutto andava bene, e non tutti gli anni. Allora, invece ultimamente forse mi sono stancato di leggere troppo, forse ho letto molto, ma passo più tempo in internet, anche perché in internet trovi molta informazione più facilmente. Allora, non credere, o tu che mi guardi dall'intelletto sano, che troverai cose dagli intelletti, o voi che mi guardate dagli intelletti sani, che troverete in questi video cose strane. Vabbè, ho voluto adattare Dante, ma io per le rime e non taglio, rimane qua. Sono originale al 100%, come il cotone al 100%, o l'acrilico al 100%. Ma ultimamente leggo meno. E quello è uno sforzo intellettuale, stare molto tempo in internet. È come leggere i libri per me quando ero giovane, quindi tanto sforzo visuale, mentale, concettuale necessita di un po' di isolamento, di poter appartarci un po' dalle cose. La meditazione è un luogo, uno stato d'animo nel quale noi prendiamo un riposo interiore, capito? È molto importante meditare perché gli dai è un riposo cosciente. Molti si stressano tutto il giorno e poi dormono, cadono nell'incoscienza. Invece le tecniche meditative ci fanno riposare, fanno riposare il nostro cervello in forma cosciente. Questo non significa che la meditazione possa sostituire o debba sostituire il sonno e i sogni. Bisogna dormire presto, dormire tanto e svegliarsi magari presto. Quindi il sonno è ristoratore e permette al cervello di depurarsi dalle sostanze tossiche, altrimenti ti ammali, e i sogni aiutano anche a avere una catarsi cognitiva, mentalmente parlando. I sogni sono importanti come il sonno, ma la meditazione di giorno, anche 5 minuti ogni tanto, aiuta a deconcentrare e descongestionare la mente da tutti gli impegni e da tutte le distrazioni che abbiamo, e riportare la coscienza in se stessa, perché la meditazione permette alla mente di focalizzare la concentrazione su se stessa, e la mente che osserva la mente, e il pensiero che contempla il pensiero. In poche parole, care amiche ed amici, la meditazione è autocoscienza, autoconsapevolezza. E essere consapevoli in ogni momento delle proprie necessità emozionali, perché si risveglia in chi medita la coscienza del cuore, nel chakra del cuore, cioè la consapevolezza delle proprie emozioni, l'intelligenza empatica emozionale che si deve sviluppare come l'intelligenza razionale. Purtroppo a scuola non ci hanno mai insegnato l'importanza dell'intelligenza emozionale.
sempre si enfatizza l'intelligenza razionale attraverso gli studi, l'istruzione, l'educazione razionale. Infatti ci insegnano cose nozionistiche e concettuali, ma gli occidentali ci abbiamo un'ipertrofia nozionistica e concettuale, ma ci relazioniamo sempre di meno emozionalmente, sentimentalmente ed empaticamente, ed è quello che manca a noi occidentali: l'intelligenza emozionale, empatica, l'avere empatia e compassione per gli altri esseri senzienti, come è insegnato nel buddismo. Infatti questo isolamento emozionale ci porta a essere sempre più individualisti ed isolati nella società. Quindi più ci troviamo isolati, più cadiamo vittime dei politici demagoghi populisti che ci manipolano ormai senza un programma politico ed ideologico, solo per avere il voto, e noi li votiamo perché cadiamo nel narcisismo. Non avere un'intelligenza emozionale ed empatica ci fa cadere vittime del narcisismo, del nostro stesso ego e di qualsiasi persona o cosa che lo alimenti. Io di questi temi già ne ho parlato, di questi temi già ne ho trattato. Cercate nel mio canale Rainish, Osho Rainish, Bhagavan Sri Rainish, meditazione. E volevo oggi parlare di un libro di Rainish, ma siccome è mattina presto e mi appresto a fare questo video, perché sto così che la mattina gli dedico qualche minuto alla meditazione e poi esco, mi raccomando, leggete i libri di Bhagavan Sri Rainish, e se non potete comprarli o da siti confidabili ne scaricate l'archivio PDF oppure li leggete. Addirittura ci sono delle anteprime in Google Libri che potete leggere gran parte del testo, oppure cercate nel web, ci sono addirittura dei siti web che riportano dei libri per intero. Certo, è meglio un libro di carta, si risparmia energia, si risparmia la vita del dispositivo e poi si risparmiano gli occhi. Ma in rete potrete trovare tanti siti che hanno per intero tutti i testi di Rainish, o perlomeno dei capitoli completi. Poi ci sono dei videolibri, degli audiolibri, e ci sono anche soprattutto i dialoghi dei Rainish sono stati caricati in YouTube. Quindi se volete sentire le parole del maestro Rainish dalle sue labbra, ci sono dei video tanto tradotti in italiano come sottotitolati in italiano di Rainish. Quindi cercate in YouTube Rainish, troverete Rainish parlando. Che cos'è meglio di leggere un libro di Rainish? Ascoltare Rainish, perché i libri di Rainish non sono nient'altro che trascrizioni dei suoi seminari e delle sue conferenze e anche delle sue interviste. Quindi tanto vale ascoltare l'intervista di Rainish o il seminario o la conferenza di Rainish. In quest'ultimo taglio vi dicevo, ho visto come ho superato generosamente, abbondantemente i 20 minuti, perché ho controllato video per video in questo vecchio cellulare Nokia Asha 302 che non posso fare metterli tutti insieme, selezionare tutti insieme e vedere il tempo totale. Allora ho dovuto consultare video per video, ho superato i 20 minuti, forse 25 minuti abbondantemente. Siccome poi ci mette un botto il mio computer del 2010 di due nuclei reali, Intel Pentium 2 dual core, non so come, generazione 2010, allora qui taglio tutto, forse non editerò questa domenica oggi un altro video, perché vi ho detto molto sulla meditazione e adesso ritornerò a leggere. Sto leggendo la storia del buddismo e poi sto finendo dei libri anche di Lovecraft, ed invito tutte e tutti voi, cari amiche ed amici, che non avrete partecipato magari alla chat di questa premiere o che vi avrete partecipato, quando finisce la premiere o magari sarà già finita quando vedrete questo video, a commentarlo, a diffonderlo e a dargli like o dislike se non vi è piaciuto. Però cercate di commentare rispetto al video cosa ne pensate
e a condividerlo con tutti i vostri amici ed amiche affinché anche loro possano commentare questo video e condividerlo. E ogni volta che qualcuno lo condivide, a quante più persone possibile, dica per favore commenta questo video e condividilo, in modo che raggiungiamo il top. Voglio che questo video sia video tendenza per qualche ora, magari sia fra le tendenze al numero uno, non so come si dica, perché c'è un termine, top tendenze, magari almeno per qualche minuto a livello italiano, europeo o mondiale. Quindi mi raccomando, vinciamo assieme la gara, fate che questo nostro video lo vedano in tutto il mondo e sia top tendenza. Quindi mi raccomando, condividetelo a quante più persone possibile, dicendo a loro che a loro volta lo commentino e lo condividano. Adesso veramente sto tergiversando, però l'importanza della meditazione già l'ho detta, e poi della meditazione nella nostra vita, e poi ho fatto altri video sulla meditazione. Se voi volete che questo argomento lo tratti in un prossimo video, oppure altri argomenti, perché vi invito a vedere tutti i miei video, mi raccomando, quando trovate un argomento, questo o altri, che vi interessa, che abbia un seguito, condividetelo in modo che aumentino le visualizzazioni. Allora farò un bis, perché come è già successo in passato, a volte tratto di un tema e non lo vedono molte volte il video, allora non mi sento incentivato a stare filmando su quel tema se poi non interessa a molte persone, perché posso fare una serie di video e non hanno un grande seguito, allora che lo faccio fare. Difatti ho fatto a distanza di anni un altro video tutorial sulla idraulica domestica e ho fatto un ampliamento del video, a dir la verità, perché avevo scordato nella prima edizione di editarlo con una traccia video che ho omesso, però non ha avuto un grande seguito, quindi alla fine non ho fatto un altro tutorial di idraulica domestica. Se questi video sulla meditazione avranno molta audience, ne farò altri, se no tratterò di altri temi. Allora vi ringrazio di tutto e vi ricordo, se voi trovate un video su un tema che vi piace mio, condividetelo tante volte. Se aumentano le visuals e aumentano i commentari, io farò un altro video. Però se non trovo dei commentari e non aumentano le visuals, io non farò nessun video a riguardo. Allora vi saluto, cari amiche ed amici. Qui il vostro Santen Chan vi saluta e vi augura una buona domenica e un buon inizio settimana. Che possiate trovare la calma. E adesso io vado a meditare un po', perché reggere il cellulare è veramente stressante, non ho un treppiedi. D'altra parte, se raggiungo le monetizzazioni, faccio tutto un rinnovamento di attrezzature. Allora, che la meditazione vi dia pace, serenità e forza, che la forza stia con voi, e non contate sulla seduzione per attirare persone, ma sulla vostra stessa forza interiore, che soltanto una persona introspettiva e cosciente di sé può avere. Quindi nulla di seduzione, ma tanta meditazione, perché soltanto meditando attirerete persone a voi. Se invece volete essere seduttivi, è perché vi piegate all'immagine che gli altri hanno di voi, e poi magari quando vi scoprono per quello che siete non vi sapranno apprezzare e vi lasceranno. Se invece voi mostrate il vostro vero volto, attirerete le persone alle quali piacete, capito? E vi sapranno valorizzare. Meditando riscoprirete il vostro vero volto, come dice un adagio zen. Qual è il tuo vero volto? Lo riscopri meditando, e lo puoi scoprire, lo puoi mostrare agli altri levando la maschera sociale. Ma se mostri soltanto la tua maschera seduttiva, nessuno ti conoscerà veramente, nessuno ti apprezzerà per quello che sei. Quindi avrai un amico, un partner, un'amica, parenti, familiari, amici, vicini di casa, convinti che tu sei un'altra persona, e tutta la vita dovrai recitare come un attore portando una maschera che non è tua. Invece meditando mostrerai il tuo vero volto originale, il tuo vero carattere, la tua vera intelligenza, e ti dovranno accettare per quello che sei, capito?
È meglio che ti accettino per quello che sei, a simulare essere un'altra cosa seducendo gli altri. Farò un prossimo video sull'inganno della seduzione. Bisogna farsi accettare per quello che si è e si avranno vicino soltanto persone che ti apprezzano. Se no, ti stimeranno per quello che non sei e tu tutta la vita recitando di essere un altro, per paura che poi ti rifiutino. A meno che tu non voglia sedurre e abbandonare, allora saresti un emerito e non dico che cosa. Ciao ciao, se no viene un video troppo largo. Allora mi raccomando, aiutate questo canale a crescere, che è anche il vostro. Ciao.